Questa è la serata delle coincidenze. Tu mi hai detto che tuo papà compie gli anni come il 15 dicembre come Sì, quindi fra un po' festeggiamo il tuo compleanno. Noi festeggiamo in anticipo me. il tuo compleanno, dato Te che cosa c'è che ho visto che mai. perché abbiamo Allora. deciso di portarti dei regali. Sì. Il primo è da parte di Giorgio Cerquetti. Cerquetti, il tuo caro amico Giorgio Cerquetti, che ti regala questo bellissimo elefante che porta fortuna. Questo è un arazzo, porta fortuna e gli elefanti sono anche conosciuti perché sono gli animali che hanno più memoria. E Sì, quindi vuol dire che ce la n'ho for... uno in casa io di questi animali. Ah. Si chiama Morena, ha Ah. molta memoria. Ha molta memoria. E quindi vuol dire che la fortuna ha memoria. Ma L'elefante da dove porta arriva fortuna questo? dall'India. Che Giorgio bello. ha Ma Giorgia voluto è un amore. regalartelo. E poi il verde è il chakra del cuore, chakra delle relazioni. Ah, e questa chi è E questa? questa è una cartolina con un'immagine di Vishnu che è stata utilizzata anche da Jimi Hendrix in uno dei suoi album più Axis famosi. Bold as Love. E qui dietro c'è una dedica. Caro Caro Red, Red, ti ti vogliamo vogliamo bene, bene. auguri con Om Amma Hare Hare Krishna, Krishna, Vishnu ti ama. Giorgio. E me l'ha detto dopo che ha visto le immagini del mio crash della macchina, ha Eh sì, detto. eh? E quindi ci siamo subito No, Giorgio. attrezzati con Ma è un l'elefante. peccato che lui non si muova, ma un giorno dovrebbe venire qui. Ma lui segue un suo programma Qual è il suo programma? che si chiama Chakra Tirtha, cioè lui crea un vortice energetico positivo e spirituale nel luogo in cui è, il vortice del luogo sacro. Ma abbiamo altri regali per te, No. eh? Sì, io ti ho portato degli incensi. Questo è Govardhana, è un incenso molto buono che viene dall'India. Questo di nuovo Govardhana e questo alla rosa che viene dall'India. E poi abbiamo un CD, Vaikuntha Mantra. Vaikuntha Mantra. Va Vaikuntha Mantra. Ah, Vaikuntha Mantra. Cosa vuol Sì, dire? Vaikuntha è l'universo spirituale, l'universo da cui ognuno di Ah. noi viene come spirito. E poi E un poi altro c'è un regalo altro, da un parte CD. di Marianne. Marianne, invece, Questo questo. è un regalo speciale per te, per Vi. augurarti una buona vita nuova. No, io ho detto che iniziava una vita nuova e si chiama Vita Nuova. È un omaggio a Dante, alla sua prima opera che si chiama Vita Nova. E per cui quest'anno abbiamo fatto una serie di spettacoli con Ivano Marescotti e Roberto Passuti, che saluto. E questo album è uscito proprio qualche mese fa, è dedicato tutto a Dante, sono composizioni mie e Ma di che cosa, Roberto. scusa, ma cosa fate? Leggete dei passi di Dante? Dentro il CD c'è solo musica e nello spettacolo ci sono dei passi di Dante Ah. ispirati appunto alla vita nuova, all'idea di miglioramento di sé, di crescita personale, così come Dante ce l'ha insegnato tante Sì, volte. allora, un momento. Cosa sta succedendo? Ok, lascia stare io che sono fuori di testa, tant'è vero che mi prende anche in giro, mi ha preso anche in giro con la faccia. Però, cosa sta succedendo? Perché c'è questo nuovo interesse? Un om collettivo che fa 140 piazze, addirittura l'India, che molta gente scopre una spiritualità che non aveva mai scoperto. Beh, questo è un periodo storico di rivelazione, è un periodo storico che fa capire come ogni momento conta, come tu stesso hai notato anche durante, hai detto che durante l'incidente, hai detto che in un momento può finire tutto. Sì, mi è venuto in mente che è tutto un attimo, in È un tutto. attimo capisci che è tutto un attimo. Ed è un'emozione che molti di noi hanno provato in questo periodo. Per varie ragioni, no? Per Sì. questi cambiamenti improvvisi, per cambiamenti individuali improvvisi. E quindi è un momento di rivelazione che ci fa capire quanto il presente sia fondamentale e viverlo consapevolmente. Tra l'altro, io ultimamente ho scritto una canzone che si chiama Every Moment. E la prossima volta, se vuoi, ti vengo a cantartela, Sì. una Certo. mia composizione proprio che parla dell'importanza di ogni momento. Quindi è proprio questo il motivo, in cui è proprio la situazione di cambiamento continuo che ci fa capire come ognuno di noi è qua di passaggio, che questa non è la sua vera casa, ma la nostra Sì, ecco. casa è altrove. Allora, proprio di passaggio. No, per mi interessa. Perché prima gli ho detto, nella prossima vita. E tu hai detto, non ci sarà una prossima vita per me, perché io sto lavorando per.
No, lavorando non l'ho detto. Vabbè, cosa hai detto? Hai detto sto operando, non so cosa hai detto. Quello che la mia visione è quella di uscire dal samsara, dal ciclo. Fermati, cos'è il samsara? Il samsara è il ciclo ripetuto di nascita, vita, morte e rinascita, continuo, in cui siamo immersi in questo momento. Qui siamo reincarnati su un pianeta mediano, che è il pianeta Terra, ma non è l'unico pianeta abitato. Solo in questa galassia, secondo i Veda, ci sono almeno 400.000 specie umanoidi. Quello che è certo è che siamo tutti coscienza eterna, ognuno di noi è coscienza eterna e consapevole, siamo spiriti eterni e Vaikunta, secondo l'antica filosofia indiana, questo nome Vaikunta è il nome dell'universo spirituale, cioè da cui ogni spirito, ogni anima proviene originariamente. Quando esce da questo ciclo di samsara, torna nell'universo spirituale. Questi mantra aiutano proprio il nostro ritorno là. Quindi, in questo album in particolare. Te non vuoi più tornare in questo pianeta mediano? Preferirei di no. E quindi la mia visione è questa. Sì, sì. E Giorgio anche lui vuole, non vuole più tornare? Anche lui, sì. Ah. Ma non siamo gli unici. Tutta l'antica filosofia tibetana, l'antica filosofia indiana, lo yoga parlano continuamente di questo come punto di arrivo. Mahasamadhi, il punto di arrivo dello yoga è uscire dal samsara. E te, Marianne, sai qualcosa? Io ho studiato una parte della filosofia indiana, anche altri aspetti spirituali come il sufismo, Gurdjieff, tanti che hanno ispirato anche Battiato, di cui tra poco suoneremo alcune canzoni. E anch'io seguo molto Thea nel suo cammino della musica che porta a un risveglio. E quindi ci sono tanti modi di avvicinarci, credo, alla coscienza di sé, a chi siamo veramente al di là di questo involucro che noi chiamiamo il corpo, che alla fine è un vestito sotto un altro vestito. No? Certo. E allora al centro cosa c'è come nucleo? Chi sono io veramente? Questo mi interessa molto. E credo che con la musica sia possibile arrivarci, arrivare a questo nucleo e passare un messaggio molto intimo, molto forte. Forse questo momento sociale, esistenziale, mondiale che stiamo tutti vivendo ci aiuta a lasciare andare tante coperture, tanti abiti, tanti preconvinzioni, abitudini mentali, fisiche, per andare a cercare un po' più l'essenza delle cose, cosa c'è sotto, no? Quindi paradossalmente questo tempo allucinante è bello. È una grande occasione. È una grande occasione di capire come noi siamo qua di passaggio. Molti si identificano eccessivamente nella loro identità temporanea e invece capire che siamo destinati a passare, come diceva George Harrison, all things must pass, tutte le cose devono passare e anche il nostro soggiorno qua può andare oltre in lidi superiori e se non siamo stimolati da qualcosa che avviene intorno a noi è chiaro che la maggior parte opera nella zona di comfort, fa fatica a uscirne. Invece questo siamo un po' spinti dalle circostanze a cercare di più, a capire, a fare questo viaggio in noi stessi, a diventare entronauti, viaggiatori in noi stessi. Pensa che alcuni giorni fa ricorreva l'anniversario di quando George Harrison ha abbandonato il corpo e sul mio canale Telegram, Sir Red Ronnie, ho scelto All Things Must Pass. Ah, vedi? Per ricordarlo, che non è una delle sue canzoni più famose, ha dato il titolo all'album, ma non è una delle sue canzoni più famose. È un'altra sincronicità, Red, siamo collegati. Ma quello ormai non mi meraviglio più di niente. Fra l'altro, allora, due sabati fa, credo, non mi ricordo più, io ho coordinato una diretta di coscienza dove lei ha fatto una meditazione collettiva. Allora, incredibile i feedback che io ho avuto, cioè quanta gente ha visto questa diretta, tant'è vero che ne vogliono ancora, eccetera. Però tu, in pratica, oltre a fare CD, oltre a fare dischi, oltre a fare concerti, tu coordini anche delle meditazioni. Sì, sì. Ma dove?
In questo periodo abbiamo fatto Bologna, organizzata dai miei amici di Veggie Situation, Jurgita e Filippo, che saluto tantissimo, e, in collaborazione con Marina Tonini e tutto il progetto OM con cui siamo collegati. Poi sono stata a Osimo, il 26 dicembre siamo di nuovo a Osimo, forse ci sarà anche Marianne, e faremo un altro OM collettivo a Osimo. E invece io e Marianne abbiamo deciso, oltre a fare questo home collettivo, anche di fare un concerto in streaming per Natale sui nostri canali YouTube e Facebook per promuovere proprio la pace mentale e il risveglio di coscienza con mantra. Quindi canteremo anche il mantra OM con l'arpa, faremo anche altre canzoni e parleremo anche di un nuovo progetto a cui che stiamo pensando insieme. Molto interessante, che se vuoi ti racconta Marianne. Allora, noi siamo due donne, almeno in Mi questo sembra momento, in visibile. questo momento, e Questo sul piano ci visibile. affascina l'energia femminile in tutte le sue forme e dimensioni. Allora, in questi mesi ci siamo messe a ricercare le nostre antenate, modelle, potremmo dirle così, modelli, in quanto erano filosofe, dee, maghe, alcune sacerdotesse, per esempio Mistiche. mistiche, compositrici, e quindi parliamo di Hildegard von Bingen, alcune Guaritrici. le Sibille, piuttosto che alcune dee egiziane, e abbiamo ritrovato i loro testi. Sono testi molto profondi, allo stesso livello dei testi dei loro collaboratori, genitori, Pitagora per esempio, Apollo, gli dèi, piuttosto che compositori medievali. E L'antica stiamo. filosofia indiana, le Upanishad. Esatto, Mirabai per esempio, e abbiamo in questo momento una bella collezione di testi meravigliosi che stiamo musicando, che stiamo facendo per un nuovo spettacolo e anche un libro. Questo è proprio un segreto che diciamo solo a te in Solo questo a te. momento. Sì, a me sì, solo E a Natale faremo questo concerto in streaming sui me. nostri Ma il giorno di canali, Natale? il 25 di dicembre alle ore 18 faremo questo concerto di Natale e daremo un'anteprima, un assaggio di questi brani che poi dopo nella lavorazione del nostro progetto nei mesi successivi andremo ad approfondire. Dimmi. E terremo anche insieme un seminario sul suono, perché entrambe andiamo molto a indagare, scoprire, ricercare, capire meglio come utilizzare il suono nella meditazione e come il suono cambia le cellule, soprattutto i mantra in sanscrito. Ho visto gli effetti della risonanza Schumann della Terra quando c'è stato l'Om collettivo che è schizzata alle stelle. Esatto, e quindi nei nostri seminari, di cui fa ne facciamo alcuni insieme, parliamo di questi argomenti e aiutiamo le persone a scoprire, ad andare in profondità in queste pratiche spirituali. E la prossima volta che faremo un seminario online sarà. Il 22 e il 23 di gennaio 2022. Allora, io ho scoperto, non lo sapevo, che voi due fate pezzi di Franco Battiato. Bravissimo. E allora hai detto, quando vuoi vengo a fare, vieni. Allora, con quale pezzo inizi? Iniziamo con un brano molto potente che è Testamento di Franco Battiato. Ma è un vero testamento? È un vero testamento, sì. Ok, andate. Grazie Joe, eh. Joe Cerquetti, grazie. Grazie, Gio. Che bello. Grazie, Giorgio. Giorgio, beh, io lo chiamo Gio perché si chiamava Giorgio Cerquetti. Io sono sempre legato a lui, l'ho incontrato la prima volta con gli Hare Krishna, li ho invitati a 20 anni dopo e poi dopo anche a stasera Beatles. Allora, è un omaggio a quello che è sicuramente il poeta più spirituale che abbiamo avuto in Italia, il musicista più spirituale, probabilmente europeo se non mondiale, perché testi come i suoi all'estero non ci sono, non ne ho mai sentiti. All'arpa c'è Marianne e all'armonium c'è Thea, entrambi vedo hanno i microfoni, quindi cantano anche. Il brano si chiama Testamento di Franco Battiato. C'è un suono puro che è sganciato dalla trasmissione di sentimenti.
si lega appunto alla meditazione, che è un altro sentire, va oltre i sentimenti umani. Nasce dal pensare e dal tacere. C'è un silenzio più profondo, non fisico. C'è tutta una disciplina per riuscire ad evocarlo. Disciplina della mente, ma anche del corpo. Franco Battiato. Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione. Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva tutto della mia vita mortale. We never died, we were never born, we never died. Chissà perché non si fa mai riprendere. I villaggi urbani si intrecciano e si confondono nel quotidiano. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, l'idea del visibile alletta. La mia speranza aspetta. Appesi a rami spogli, gocce di pioggia si staccano con lentezza, mentre una gazza in cima ad un cipresso guarda.
testamento di Franco Battiato da te, Marianne. Ma Franco cantava We Never Die, non siamo mai morti. Sì, diceva, non siamo mai morti, we were never born, e non siamo mai nati. Questa è una citazione della Bhagavad Gita, che è un antico testo della filosofia indiana contenuto nel Mahabharata, in cui Krishna spiega più di 5.000 anni fa ad Arjuna che cos'è lo yoga, e gli spiega che il saggio non si lamenta mai né per i vivi né per i morti, poiché mai ci fu un tempo in cui noi non esistevamo e mai ci sarà un tempo in cui cesseremo di esistere. E questa è proprio una citazione dalla Bhagavad Gita. Che non so cos'è. È un testo sacro che è all'interno del Mahabharata ed è l'essenza dello yoga, è l'essenza dell'insegnamento dello yoga, tanto che grandi saggi come ad esempio Gandhi o Schopenhauer hanno trovato nella Bhagavad Gita le risposte che cercavano e hanno nutrito la loro mente e la loro anima con quelle parole di Krishna. Cosa fate adesso? Adesso faremo un brano in cui all'interno troviamo il Mahamantra Hare Krishna, che Franco Battiato ha inserito proprio perché Claudio Rocchi e Giorgio Cerquetti erano grandi amici di Battiato, e a un certo punto Giorgio ha detto a Franco: inserisci il Mahamantra in una delle tue canzoni. E allora Franco ha deciso di inserirlo in una canzone che si chiama Gente in progresso, che è molto molto bella. Marianna all'arpa, Thea all'armonium, Gente in progresso di Franco Battiato. Torneranno di nuovo le piogge, riapriranno le scuole, cadranno foglie lungo i viali, e ancora un altro inverno, e tornerà la neve, un'altra primavera, e tu che fai di sabato in questa città dove c'è che lavora per avere un mese all'anno di ferie, poi nel bene, nel male, è una questione sociale, coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Hare, Hare, Hare Krishna. Hare, Hare, Hare Krishna. Progetti riguarda il nostro futuro, guardando annunci sui giornali, cercando nelle agenzie, e avremo nuovi amici, vicini a nuovi amori, e poi soli di sabato in questa città dove c'è gente che lavora nelle fabbriche, in negozi, dietro a scrivanie, e poi nel bene, nel male, è una questione sociale,
quanti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Che dolcezza. Poi l'arpa è uno strumento scomodissimo da portare, ma bellissimo da vedere e da ascoltare. È uno strumento molto antico, una storia millenaria. Prime arpe probabilmente sono nate in India. Adesso oggi la chiamiamo vina, ma c'erano già delle arpe suonate dalle dee, pensa te. E successivamente in Egitto antico l'arpa è lo strumento che traghetta le anime dei faraoni nell'aldilà. Poi in antica Grecia abbiamo Orfeo, Apollo, anche lì sono traghettatori, comunque musicisti divini che sanno l'ordine del cosmo, perché ogni corda della lira a sette corde rappresenta non solo una nota musicale, do re mi fa sol la si, non solo un giorno della settimana, ma anche un pianeta del nostro sistema solare. Quindi quando Apollo suona e accorda la sua lira, accorda il sistema solare, accorda i cuori degli uomini che risuonano con queste note. Questa è una tradizione che poi ritroviamo anche nell'antico Medioevo nostro, Dante la conosceva benissimo, appunto. E anche nel mondo celtico, l'arpa celtica, i bardi, gli antichi druidi, Merlino in primis, che era un mago, un maestro, suonava anche lui l'arpa e pensa, spostava le pietre delle città col suono della sua arpa. Perché si possono spostare le pietre con la musica? Il suono può fare tanto, il suono può fare l'oro, il suono può spostare i cuori e chi è veramente un grande mago certamente può spostare le pietre. Questa è un'altra storia dell'antica Grecia, per esempio il suono di Tebe, per esempio nella storia di Anfione, che suonava la lira, anche lui ha costruito la città di Tebe con la sua lira. E oggi vediamo ancora questo riscontro dal punto di vista della musicoterapia, la risonanza, per esempio, l'effetto parlavi di Schumann prima, le frequenze. Quando entri in una stanza, ogni stanza ha una sua nota di risonanza come contenitore. Se tu raggiungi non solo la frequenza, ma anche l'intensità, quindi il volume sonoro sufficiente, puoi addirittura far muovere le pietre. E si dice che le antiche piramidi erano fatte anche come luogo di rigenerazione attraverso il suono, perché hanno ciascuna stanza ha una nota di risonanza che lì è propria, che servivano proprio a fare delle cerimonie di terapia musicale, tra le altre cose. Quindi anche spostare i massi con cui hanno fatto le piramidi coi suoni. Esattamente, o per esempio i menhir nell'antica Bretagna, oppure pensiamo a Stonehenge per esempio in Inghilterra, no? C'è sempre questo dubbio, come abbiano fatto a spostare queste pietre? Potrebbe essere che siano anche con le frequenze. Che cosa fate adesso? Adesso vi proponiamo un altro brano che è La cura di Battiato. E un elemento che è molto interessante di tutte le varie culture che ha toccato Marianna nel suo parlare è che hanno in comune una cosa, che è appunto la reincarnazione. Prima nel testo di Battiato dicevamo Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione, addirittura si parla di Gesù in India, in Kashmir c'è la tomba di Gesù Cristo e quindi è un fatto reale. Io per esempio ho visitato personalmente dove viveva San Tommaso, che invece nel sud dell'India c'è anche una basilica dedicata a San Tommaso, che insieme a Gesù era tornato in India dopo quella che chiamiamo la resurrezione secondo
alcune culture. E quindi in tutte queste culture spirituali del pianeta Terra, dall'Egitto alla Grecia, all'India, ai Celti, si parla di reincarnazione. E in questo testo, La cura, molti la possono leggere come una canzone d'amore. Ma se andiamo a guardare bene, è l'io eterno, cioè ognuno di noi ha uno spirito eterno che parla al piccolo io, alla piccola identità temporanea che sta vivendo in questo momento. Il tuo piccolo io adesso è Red Ronnie, lei è Marianne, io Thea, ma questi sono piccole identità temporanee. In realtà ognuno di noi è un io eterno, uno spirito, e questa canzone è lo spirito che parla a se stesso, il piccolo io. Quindi La cura, Franco Battiato, fatto da te e da Marianne. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai nella tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Per i campi del Tennessee, per i campi del Tennessee, come vi ero arrivata chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo, te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Ooh.
bella questa versione dolcissima della cura fatta al femminile, perché poi in Battiato c'era molta l'anima femminile, in Battiato, nel senso che Battiato trascendeva ogni tipo di sensualità, eccetera, era, e la creatività è femmina alla fine, non è maschio, sì. Quindi è vostra, è roba vostra. Sì, è roba nostra, e poi io mi sono emozionata così tanto adesso mentre la cantavo che sono andata quasi in trance. E quindi sì, questo brano stimola molto la nostra parte femminile, nel senso che stimola quella parte che è fuori dal tempo e dallo spazio, l'emisfero destro, ed è simile all'effetto che hanno i mantra, proprio perché i mantra invece ti aiutano proprio a ricordare la tua natura eterna, la tua essenza, proprio un'esperienza fisica, mentale e spirituale. E questo brano ha un testo così forte, così potente, che quando ci entri dentro ti porta veramente a fare un viaggio dentro te stesso molto forte. Ma fate anche centro di gravità permanente? Sì, sì. Ah, pensa alla curiosità, no? Per un lungo periodo la canzone più famosa di Battiato era Centro di Gravità Permanente, al massimo Cucurucu Paloma. Oggi invece è diventata La Cura. Pensa come è cambiata la percezione anche di Battiato. Eh sì, perché poi La Cura, appunto, ora più che mai ha questo testo: io mi prenderò cura di te, perché io mi prenderò cura di te, perché tu sei un essere speciale. Quindi capire l'importanza, il valore di ognuno di noi, imparare ad amarsi ogni giorno meglio, è proprio il tema di questo tempo, perché se non ci amiamo noi, chi lo fa? E adesso ancora di più sentiamo questo: se io non mi amo, chi lo fa? Chi mi ama? Chi si prende cura di me? Io ho il potere di prendermi cura di me, di attorniarmi di persone adatte a me e semplificare il più possibile la mia vita per fare in modo che questo benessere continui, sia un mantenimento continuo. Che ne pensi, Marianne? Sono assolutamente d'accordo. Battiato diceva che Centro di Gravità Permanente sembra una canzone semplice, che parli al corpo, invece parla al cuore. Tu hai detto bene prima, la parte femminile ce l'abbiamo ognuno di noi, così come le donne hanno anche una parte maschile. In questo momento è molto bello pensare di poter equilibrare, come diceva te, a queste due parti, no? Che sono le nostre due mani, i nostri due piedi, quindi equilibrare gli emisferi. E se in questo momento abbiamo bisogno di più di coccole, di amore, di cura, e vuol dire che la nostra parte femminile finalmente sta uscendo fuori e sta dicendo: io desidero l'amore. Centro di gravità permanente. Brava, è proprio così. Infatti l'energia femminile sta riprendendo quota. Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Thank you.
erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Tea, Marianne, venite qui. Allora, Tea e Marianne, che bel duo, ragazze. Poi tutte e due delicate, capito? Cioè, tutte e due dolci, perfetta simbiosi, cioè nel senso che dove termina una, mette una virgola, continua l'altra. È bello. È raro. È raro, sì, è raro, perché solitamente è... Ci vogliamo bene, siamo molto simili, anche molto complementari e anche molto intelligenti. Nel senso che, essendo complementari, è bello lasciare la parte bella a ognuno che sa fare bene. Non si può far tutto da soli, questo proprio, io ci sono arrivata a 42 anni, ma come arpista è facile voler fare la solista, ma anche sì. Bello proprio questa idea di collaborare insieme, di cercare di far fruttare al meglio, e credo che in questo nostro duo etnico, possiamo dirlo, perché io sono francese, lei è italo-finlandese, con radici in India, io ho radici sicuramente nell'antica Celtia, ma anche nell'antica Grecia e forse antico Egitto, e ritroviamo la storia di un popolo che è l'essere umano, che gira attraverso il mondo, che porta conoscenza, che porta miglioramento, conoscenza di sé, conoscenza del mondo, e cerchiamo di far dialogare piuttosto che di trovare gli opposti, i confronti, cerchiamo proprio di far dialogare queste Ma tu sei mai stata in Finlandia? Sì, mia madre abita lì. E io il nostro duo lo definirei cosmico, nel senso che è proprio anche al di là del corpo fisico, no? È proprio spirituale questa, sì, questa nostra... Ma com'è la Finlandia? Sai che di Finlandia non si sente mai parlare? La Finlandia, a me piace molto la spiritualità dei Sami, per esempio, che sono i popoli sciamanici del nord della Scandinavia, che secondo... adesso ti dico una cosa molto interessante. Se questo è uno scoop, di quelli... Che succede? Cosa mi dici? Allora, senti... Tanti anni fa, migliaia di anni fa... Shiva, questo essere che rappresenta la trasformazione consapevole e positiva, il primo yogi sul pianeta Terra, Adi Yogi lo chiamano, lo yogi che ha dato inizio, che è della sorgente, Adi vuol dire sorgente, il primo yogi, e ha avuto un figlio, con Parvati, la sua compagna. Questo figlio si chiamava Skanda. Skanda è un guerriero, ha avuto anche un altro figlio, Ganesh, ma andiamo su Skanda. Skanda era un guerriero, un grande guerriero, e a un certo punto con il suo gruppo decide di spostarsi in un luogo che assomigliasse un po' all'Himalaya come meteo, come clima, come luoghi, ma diverso. Si spostano e arrivano fino a quei luoghi che prendono il nome di Scandinavia. Quindi in Scandinavia ci sono i discendenti di Skanda, i discendenti del figlio di Shiva. Ecco perché tutta la tradizione dei vichinghi, questi guerrieri fortissimi che avevano una dignità, una nobiltà, una forza, un'energia vitale, perché sono collegati energeticamente e anche più che energeticamente con Skanda e con Shiva.
C'è, ci sono le api in Finlandia? Vabbè, che torniamo per terra, perché io adesso vi do del miele come al solito quando venite qui, miele o composte o frollini, ma ci sono le api? No, non credo ci siano le api in Finlandia. Beh, di estate penso di sì, adesso è una non mi ricordo esattamente. Lei che non c'è mai stata. Io sono stata in Finlandia e in Svezia, ho visto le api. Ah, per questo. Sei stata in Finlandia e sì, Svezia? Sembra di sì, l'ho viste. Ma perché sei andata in Finlandia e Svezia? Sono andata a fare dei concerti, a suonare con Cappella Artemisia, che è un gruppo di musica barocca. Ma pensate. E poi altri spettacoli. Ma com'è la Finlandia? Perché lei non c'entra niente. Lei va là. Io gli ho chiesto com'è la Finlandia, lei mi ha parlato di Shiva, che aveva il figlio Skanda, e quindi non mi ha detto com'è. Com'è bella? Spazi enormi, aperti, foreste meravigliose, e meglio l'estate. È meglio l'estate. Sì, è meglio l'estate. Sì, d'inverno sì. Non si vive. Beh, d'inverno... Stai dentro. Dipende, la mia amica Paola Maugeri si trova benissimo in Svezia, per esempio. A vive là lei? A Malmö. Sì, io sono stata da lei, la saluto, ciao Paola, ti vogliamo bene. E quindi lei sì, lei si trova benissimo. A lei, vabbè. Senti, che cosa vuoi di api nostre? Api italiane, apicoltori italiani, mielizia bio? Io prendo qui... Aspetta. Bosco, pesche, castagno, tiglio. Ah, questa. Questo acacia, le bustine. Grazie. Tu cosa vuoi? Allora, sicuramente il tiglio. Il tiglio a te ti attira. Fa dormire, è meraviglioso. Fa dormire? Sì, il profumo del tiglio naturalmente fa dormire. Ah, quindi quel miele lì prima di andare a letto, perfetto. Meraviglioso. Volete frollini? No. No. No? Ah, aspetta, no. Questo prendo, cioccolato, sapevo io. Sapevo io così. Ho cambiato idea di colpo. Grazie, Red. Io ringrazio Thea e Marianne. Grazie. Per aver portato questa splendida musica. Ciao, ragazze. Ciao. Dimmi. Posso ricordare a chi ci segue i nostri canali social? Certo. Vai. Allora, il mio sito è www.mariannegubri.com e poi i miei social, Facebook, YouTube, Instagram, Marianne con la E finale, Gubri. Invece il mio sito è www.theacrudi.com e il mio canale YouTube è Thea Mantra, sempre Thea, e Instagram Thea Mantra, e su Facebook la pagina Thea con tutte lettere grandi Thea. E vi ricordiamo ancora una volta, se qualcuno di voi vuole partecipare, saremo insieme a fare un bellissimo seminario online il 22 e il 23 di gennaio 2022. Vi aspettiamo. Scriveteci. Loro sono Thea e Marianne. Ciao, grazie. Grazie, grazie a Giorgio Cerquetti per questo splendido. Grazie a Giorgio. Devo decidere, Giorgio Cerquetti, devo decidere dove metterlo adesso. Se non me lo rubano, perché ho già visto che è morena. Vabbè, ok. Ciao, ciao Thea. Ciao Marianne. Anch'io. Allora, fare tante cose ancora c'hai da fare, sei impegnata, c'hai un'agenda fitta. Sì, c'ho un'agenda molto fitta che poteva terminare in un momento, ma se continuo vuol dire che mi si richiede. Ok? Ciao, grazie. Ciao, bimbe.